Ciao, ti do il benvenuto in questo video. Qui Alessio Collalti, osteopata di O e fisioterapista, e oggi vado a rispondere a una delle domande che mi è stata lasciata sotto uno dei video che abbiamo pubblicato in questi giorni. Ma per prima cosa ti invito a iscriverti al canale in modo da rimanere aggiornato sui prossimi video che usciranno, di mettere un like se questo video ti sarà piaciuto, in modo tale che noi potremo capire se questo tipo di video possono essere di vostro gradimento e continuare quindi a produrre altro contenuto, e di lasciare magari un commento qui sotto il video in modo tale da poter andare a rispondere, come sto facendo in questo momento, ai vostri commenti. Allora, una persona mi chiedeva come mai, secondo me, se questi concetti che ho detto più e più volte essere fondamentali riguardo la manipolazione vertebrale, mi chiedeva come mai non vengono insegnati nelle scuole di osteopatia, né full time né part time. In realtà il concetto è che non è che non vengono insegnate, perché a me è stata insegnata in una scuola di osteopatia, assolutamente sì, che era la scuola di Alain Bernard. Il problema, come più volte detto anche in altri post, in altri video, in altri contenuti, è che oggi l'osteopatia ha preso un andamento sempre più lontano da quella che è appunto la sua origine, ossia la struttura. Quando si parla di strutture, ci sono docenti che addirittura ho sentito dire con le mie orecchie che l'osteopatia strutturale ormai è superata, che i concetti dell'osteopatia strutturale fanno parte di quella che soltanto è la cultura generale che un osteopata deve avere. E quindi piano piano sono sempre stati svalutati, di conseguenza magari anche messi lì durante le lezioni, ma gli studenti non ne hanno captato, appreso e quindi applicato il giusto valore, anche perché poi, come accade nella maggior parte dei casi, questi concetti vengono appresi soltanto dal punto di vista mnemonico, ma non vengono applicati nella pratica, quindi non si sa come applicare concetti fondamentali come quelli di cui ho parlato nei video su un paziente reale. Quindi cosa secondo me sarebbe utile fare? Il problema è che non ci sono più, perché sono morti i grandi maestri dell'osteopatia, e quindi chi ha avuto la fortuna di frequentare determinati tipi di formazioni, di conoscere determinati osteopati, padri di questa professione, hanno avuto il vantaggio di apprendere quell'osteopatia che, attenzione, non è che non si usa più, si usa, magari è in Italia che in questo momento l'osteopatia ha preso questo andazzo. Se ad esempio frequentiamo delle scuole inglesi, sicuramente l'osteopatia inglese mantiene un'impronta estremamente strutturale, quindi questi concetti di cui ti parlo nei video sono ripresi e vengono insegnati agli studenti, e qui in Italia che purtroppo questi concetti non sono più applicati. Quindi è il motivo proprio per cui i miei corsi, sia osteopatia applicata, Osteopathic Revolution, sono nati. Quindi nel momento in cui ho deciso di creare un corso di formazione sia in aula che in un videocorso della durata di oltre 60 ore di contenuti teorici, pratici, strutturali, viscerali, con concetti di Mézières al suo interno, nasceva proprio da questo obiettivo, cioè di rivalutare, di riscoprire, di riportare in auge quella che era appunto l'osteopatia bernardiana, quindi non è che era bernardiana, l'osteopatia di stile, l'osteopatia strutturale, che in Italia però è stata portata da Alain Bernard, il più grande strutturalista che abbiamo avuto, e che, avendo effettuato degli studi fuori, ha portato qui in Italia quei concetti, e dopo la sua scomparsa sono rimasti veramente pochi gli osteopati che utilizzano ancora queste basi, questi concetti fondamentali, quindi concetti come thrust riflessi, thrust propriocettivi, thrust di liberazione articolari non vengono insegnati dalle scuole, proprio perché non fanno parte del loro background, quindi non le insegnano perché non le conoscono sotto un certo verso, perché non le applicano. E un altro grande problema, come già detto in altri post, è che molto spesso l'osteopatia strutturale, essendo poco utilizzata da molti docenti, ci si ritrova a insegnare un qualcosa che non si utilizza. Una mia grande fortuna è stata quella di avere docenti che, per quanto riguardava struttura, quindi manipolazioni, ma soprattutto non focalizzarti sulla manipolazione, la manipolazione più o meno la possono insegnare tutti, più o meno, sottolineo, perché poi fare crack non vuol dire effettuare una manipolazione, quindi solo il rumore, quello te lo possono insegnare tutti, ma tutti quei concetti che ci sono dietro, solo chi li utilizza quotidianamente nella propria pratica di studio può veramente darti quel valore aggiunto. E questa è stata la mia fortuna, cioè di avere docenti che nella loro attività professionale usavano quello che mi insegnavano.
Quindi questo è il motivo principale per cui oggigiorno questi concetti tu non li trovi all'interno delle scuole di osteopatia, ed è il motivo per cui appunto sottolineo, ho fatto diventare il core della mia formazione proprio questi concetti, più tante altre tecniche che magari alcuni colleghi, tipo l'ilia correlativo, che più volte mi è stato chiesto del perché non viene insegnato nelle scuole di osteopatia, l'ilia correlativo come altre tecniche e sono di natura bernardiana, sono state ideate, create da Bernard e quindi le insegnava solo agli studenti della sua scuola e quindi essendo di sua ideazione e creazione, perché ricordati sempre che una tecnica è un concetto, cioè l'ilia correlativo è sì una tecnica che si svolge in un determinato modo, ma è un concetto, cioè un motivo per cui io scelgo quella tecnica. E quindi soltanto le persone che hanno seguito quel tipo di formazione conoscono come tecniche, poi magari le puoi vedere in altri contenuti, in altri video, in altri docenti, perché i miei studenti conoscono quelle tecniche perché gliele ho insegnate, perché ho frequentato a mia volta quel tipo di formazione. Quindi non è che non le insegnano perché non le reputino importanti, ma perché è una tradizione che appunto è stata un po' persa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!